Il 5 agosto del 2022, il maresciallo in pensione Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco vennero pesantemente insultati e diffamati nel corso di un evento canoro, chiamiamolo così, perché a Gallinaro, in questa occasione, il cantante di un complesso si permise di offenderli pubblicamente nonostante loro fossero stati assolti il 15 luglio del 2022. Disse questo soggetto: più forte, Serena, nessuna ingiustizia potrà mai cancellare la tua gioia di vivere, e su questo siamo tutti d'accordo, perché tutti amiamo Serena e tutti cerchiamo la verità. La gravità è che poi il soggetto continuò così: quei pezzi di merda, anche se l'hanno passata liscia, saranno sempre pezzi di merda. Frasi offensive rivolte proprio ai Mottola, per un ovvio nesso di colleganza e perché così è. Purtroppo i Mottola sono oggetto di una vergognosa e velenosa campagna di colpevolizzazione nei loro confronti da molti anni, ordita da un variegato gruppo di persone che ho battezzato come CAGA, Comitato Affari Giallo Arce, una vera e propria caccia alle streghe alle quali hanno partecipato soggetti di tutti i tipi: cantanti, attori, sindaci, giornalisti, preti, politici, eccetera, eccetera, applicando la tecnica della pecora che cammina seguendo l'odore del deretano che la precede. Quindi questo fa capire realmente che il sonno della ragione genera mostri e i disinformati parlano, oppure possiamo anche rifarci alla famosa frase di Umberto Eco. Allora, i Mottola si sono dichiarati innocenti sin dall'inizio della vicenda giudiziaria, dove sono stati coinvolti e dove nei loro confronti venne attivata una eccezionale, velenosa e distruttiva propaganda colpevolista, basata su illazioni, pettegolezze, maldicenze, sospetti gratuiti, voci di popolo alimentate ad arte da chi ci aveva da guadagnare economicamente a livello di carriera, oppure a livello di visibilità mediatica. Addirittura ricordo che dopo l'assoluzione molti opinionisti, senza sapere nulla, ma poiché erano stati sempre colpevolisti, si espressero contro l'assoluzione. Quindi io concludo invitando tutti i colpevolisti ad oltranza a ragionare con la mente e non con la pancia. Questo è molto importante. E ricordo anche che il cantante salentino Ferdinando, anzi Fernando Antonio Blasi, noto come Nandu Popo dei Sud Sound System, il 15 ottobre sarà processato a Cassino in seguito alla querela sporta nei suoi confronti dai suddetti signori Mottola, perché il 5 agosto del 2022, quindi 20 giorni dopo l'assoluzione, proferiva quelle frasi che sono state riportate. Quindi lui si doveva dare una calmata, non doveva permettersi assolutamente di dire che queste falsità, queste accuse, doveva rispettare la sentenza. E poi non si capisce come si permette a dire a un certo punto a persone assolte, persone che non conosce, quei pezzi di merda. Questo non lo capiamo assolutamente. Grazie.